Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Civi, questo nuovo video di Elden Ring. Bene, sono venuto qui un attimo a farmare perché mi serviranno un po' di rune, poi vi spiegherò perché. Intanto facciamo due livelli e quello che avanzano dobbiamo portarlo a 34.000. Adesso facciamo mente 2, così almeno mi salgo 126, lo porterò a 30, poi non lo tocco più. Poi, scusate, ho messo 30, lo porterò a 20, però non lo tocco più, e tempra lo porterò a 30, e forza lo porterò a 30, e poi dovrò andare di intelligenza, adesso comunque vedremo. Forse di specchio, adesso ci penserò. Intanto portiamo questi due, e sono rimasti 18.000. 18.000 non basta, dovevamo arrivare a 35, però adesso dobbiamo fare diverse cosine, comunque a 20-25 dovremmo arrivarci. Allora, ritorniamo qua. Alla nostra campana come ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio, venuto lì perché dai, da abbastanza rune, a volte dà la possibilità di droppare le rune 6, però non le ho droppate. Vabbè, qui ho fatto un po' di stragi di animali per prendere un po' di cose, un po' di materiale per fare le crecce, ne ho fatti un po', devo fare ancora queste qui, però senza piume, sì, dovrei fare, adesso le faccio. Ne ho 99 addosso e 62 da parti perché non sono riuscito a fare di più. Poi queste ha detto che le facciamo senza piume, perché senza piume vengono una cacata, di piume è troppo poco. Vabbè, adesso ci penserò e vedrò come fare, perché se no non arrivo un cazzo di lontano. Vabbè, adesso dobbiamo andare di corsa a skippare anche un boss per andare direttamente a una grazia. Dalla grazia poi cominciamo a andare ritroso e prendere tutto quello che abbiamo lasciato qua, che sono questo item qui, tutto il villaggio qui, insomma mi sembra tre item che ci sono qui dentro. Poi le stragi varie le faremo. Adesso dobbiamo andare laggiù, questo qui è un boss che adesso facciamo, però lo skippiamo per far sì che diciamo almeno arrivare a santuario, perché la grazia dobbiamo parlare prima con il tipo. Ok, perfetto. Sì, dopo. Ok. Sudata, eh? Adesso andiamo a parlare con lui e vediamo cosa dirgli. Intanto prendiamo anche questa roba qui che a me schifo non fa. Ok, non mi ha visto. Non mi ha visto, vero? Non mi ha visto, vero? E dobbiamo parlarci, perché ci dovrebbe dare la cometa di Azur. Lui ovviamente non ci parla, cioè ovviamente no, però non ci parlerà, però ci darà la cometa. Perfetto, cometa di Azur. Ottimo, questa è potentissima. Adesso dobbiamo fare una piccola cosina un po' rischiosa. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a creare 3 sleeping pot. Qui 3. Perfetto. Ok. Poi li mettiamo un attimo nell'equipaggiamont. Qua, così siamo a posto. Se li trovo. Le trovo, le sleeping pot. Eccole qua. Ok. E questa è andata. Poi, non mi capita qui, Allora, riusciamo a salire qui sopra? Ok. Dobbiamo ammazzare questo. E se non ci riusciamo, li dobbiamo fare da capo. Ok. Perfetto. Poi dobbiamo ammazzare questo qua. Vediamo un po'. Cerchiamo di farlo prima che casti, così non ci torna indietro niente. Ok, dobbiamo ammazzare... no, questo, no, questo, questo. Perfetto. Adesso dobbiamo lanciare queste 3 sleeping pot, sperando che... Perfetto. Adesso... tiriamo Engval e qua cominciamo a picchiarlo di tutto. Ok, ma porca vacca, non ce l'ho fatta. E niente, io penserei all'altro adesso magari. Grazie. Ok, poi penserei a questo, vai, a questo e a questo. Non c'è problema, andiamo. Ok, ok. Ah,
lontano, ma Gabal, mortacci tua. No, non ci credo. Ma l'avevo battuto. È stata sfiga, vabbè. Con l'Engval del cazzo mi ha fatto sì che non riuscissi a prenderlo. Vabbè, ci riprovo, ragazzi, che pazienza ci vuole. Tutto qua. Vabbè, riammazzo la targente e ci vediamo al boss. E ci riproviamo. Allora, vediamo un po', se riusciamo. E poi in teoria dovrebbero bastare queste due. Ok. Adesso vediamo un po' se riusciamo a ammazzare questo. Rompi palle. Ok. Caro e vecchio Engval, adesso ti chiamo. Poi l'inventario. Vai così. Facciamo così. Ok. Abbiamo ammazzato anche quello rompicoglioni. Ok. Vai. Aspetta un attimo che non vorrei fare la fine di prima. Vai. Perfetto. Perfetto. Vai. Guarda che adesso è andata diversa. Ok. Vai. Andiamo. Ok. Vai. Andata. Scusate, la prima, proprio l'ultimo colpo, non è andato a segno. Ce l'abbiamo fatta. Pietra della memoria. Ottimo. Adesso che abbiamo fatto ciò, abbiamo fatto strage, abbiamo fatto tutto. Scusate, incominciamo a rimetterci i nostri che. Ci mettiamo a posto. Togliamo qua questo qua. Ci mettiamo la nostra torcia e siamo a posto. Possiamo andare avanti a fare quello che facevamo prima, che ovviamente io sono cieco, non vedo mai le cose, porca miseria. Dov'è la mia campanella? La mia campanella è qua. Ok, dobbiamo andare a fare quello che non abbiamo fatto, quello che abbiamo lasciato indietro. Allora, per prima cosa andiamo di qua, perché vedete che laggiù c'è qualcosa da prendere. Ah, per quanto mi sono messo questa armatura qua, perché quando sono andato là a farmare, a fare sì, che facessi un po' di rune, mi sono messo questo per vedere se l'unità funzionava. L'unica cosa di differenza che c'è dalle altre è che la barra di contagio, cioè quella che serve per far sì che entri il dot di veleno, è molto molto più lunga, circa il doppio, e quindi ovviamente ci vuole di più a riempirsi, ci vuole di più prima che entriamo in l'effetto veleno o marciscenza. Tutto qua. Comoda, sì, però non è che ci dia questa, tutto questo vantaggio. L'ho provata giusto per provare, adesso la toglierò perché sono in mid, però insomma è stato giusto per provarla, ve lo volevo dire. Allora togliamo questo, ok, ci lasciamo solo questo a posto. Tutto il set mi dicevo che mi dava chissà quale vantaggio, invece non me ne ha dato più di tanto. Ok. Niente, voglio il pulsante. Voglio cicci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 c
E porca... Cioè, oggi proprio non so giocare, proprio per niente. E niente, proverò a giocare un po' meglio, che vi devo dire. È andata così. Vai! Perfetto. Direi che è andata benissimo. Ok. Non ce la fai, eh? Perfetto. Andiamo. Vai così. Perfetto. Ah, ancora in vita. Ok. Giochiamo un po' meglio, giochiamo un po' meglio. Perfetto, ho giocato da Dio. Mi sono piaciuto tanto. Ok, grazie. Cosa mi urli sempre addosso? Non è educato, non ti ha detto mai nessuno. Ok, c'è altro? Gente, no, non c'è nessuno. Sì, è laggiù adesso. Ci penseremo. Allora, vediamo un po'. Tanto è qua. Scusi, signore. Non mi rompe più i maroni. Ecco qua. Devo potenziare l'arma, devo assolutamente potenziarla. Ha una mano e così. Ok, adesso possiamo fare stragi massoniche qua. Vediamo cosa c'è di buono.
Sei incantevole. Grazie, questa macchina è molto dolce. Allora, c'è tanto tanto da fare qua. Qua, grazie. Vai. Mamma mia, si è dato proprio fuoco. Perfetto. Vai. C'è. Ok. Salve. Lei non mi piace più un cazzo, lo sa? Io ho ventole, mamma mia. Aspettate un attimo. Ok. Vai. Porca vacca però. Ma quanto cazzo di cosa mi danno di fuoco? Porca vacca. Lasciati un attimo, eh. Porca vacca. Allora, scusate, devo ritornare un attimo in me, perché non so che mi sta succedendo. Oh, salve. Pugnale insanguinato mi dà tanto di dot interessante, di sanguinamento a 38. Mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente, che solo 38. Ok, altro? Ovviamente sì, c'è tanto da fare. Questo? Ok. No, cavoli. Ok. Guarda che porca miseria. Perfetto. Oh, adesso ragioniamo, dai. Stiamo ritornando più o meno in linea. Allora, vediamo, perché c'è tanto da fare. Qui mi sembra che ci sia anche da salire, se non ricordo male. E infatti adesso, ecco, grazie. Vediamo solo come fare. Mi sembra da qua. No, vediamo un po' come, perché bisogna assolutamente salire per prendere l'item. Sì, secondo me era da lì, eh. Così a naso mi sa proprio da lì. Solo che devo capire come esattamente fare. Ok. Bellissimo, proprio utile, utile. Adesso prendiamo il resto. Poi torniamo indietro che c'è anche altra roba, eh. C'è dentro qua, esatto. Vediamo cosa c'è. E adesso qui dovrebbe esserci anche un set. Un set, vediamo. Esatto. Cos'è caduto? Niente. Stivali da stregone errante. Queste sono da stregone. Beh, deve essere interessante un set da stregone. Vediamo dov'è. Questo è strogo, neofita, stregone errante. Vediamo cosa dà. Niente di particolare, dà più che altro resistenze. Beh, una buona armatura, anche se questa qui del neofita è molto meglio. Però insomma, dai, sempre interessanti le armature del genere, mi piacciono molto. Ok, adesso possiamo andare. Poi dobbiamo prendere una maschera, praticamente dove siamo venuti. Qua, qui dentro alla casa, in una di queste case qui c'è una maschera che è da prendere. Adesso fatemi trovare la casa, perché porca miseria. Eccolo qui. Questa qui. Perfetto. Maschera di scintipia di Hierodas. Cioè, poi chi sarà mai questo Hierodas? Vediamo poi lui, però. Incrementa intelligenza e tempra riduce PA. Quindi comincia a portare. Dice, dov'è? Intelligenza e tempra. 11. Meglio quell'altra, per carità, però riduce solo i PA, che i PA sono quelli che adesso mi interessano di più di tutti. Però, per carità, sicuramente vuoi, cioè, abbiamo una scelta di maschere incredibili che ci aumentano l'intelligenza, dopo lì basta usare quella che si vuole. Va bene, possiamo andare avanti. E l'ultimo item da prendere è il bocciolo, il bocciolo, il bocciolo. Porca vacca, ecco che l'abbiamo preso, che era qua. Per il resto, qua abbiamo preso, penso, tutto, cioè, senza penso. Di vedere. Oh, porca vacca. No, no, la vacca adesso non mi interessa, grazie. Andiamo di qua che c'è un altro item da prendere. Mi sta ancora seguendo. Incredibile. Cioè, io non ci credo. Una roba del genere. Ma da dove cazzo mi ha seguito? Ma questa è rotta proprio in culo, eh. Scusate, io non mi aspettavo che mi seguisse così tanto. Questa è una zona molto alta, in effetti. Però è stata esagerata, eh. Cioè, mi ha seguito troppo lungo. E poi correva più del mio cavallo. Vabbè, non è che il mio cavallo sia sopra. Vabbè, però. Ecco qua. E questo. Qua. Lo prendiamo. Runa Aurea 6. Poi, da qui.
dobbiamo attivare questo qui, però qui siamo troppo di alto livello, anche la guida sconsiglia proprio di farlo, però intanto lo attiviamo, perché questo posto è effettivamente è troppo high level, io sono nudo, e quindi non è proprio il massimo, con questi funghi che escono da tutte le parti è proprio bello. Allora dobbiamo attivare la grazia, così almeno quando ci torneremo, che lo facciamo al 100%, abbiamo già la grazia. Siamo a posto, volevo vedere se c'era qualcosina che magari poteva proteggermi di più, che non pesasse chissà quanto. Ah, io vado in medio adesso ovviamente perché non ho la runa. Vediamo un po', 5, 6, qui siamo proprio ridotti male, vabbè, questo mi sembra più idoneo a me. Ok, questa è ciò, perfetto, lo attiviamo, ci sediamo perché tanto dobbiamo andare avanti, quindi non ci siamo mai stati. Benissimo, ritorniamo su, posto così, poi ci ritorniamo, non vi preoccupate, tanto facciamo tutto. Già che qui c'era molta roba che dovevamo recuperare, effettivamente questo è di molto alto livello e li ho un po' sottovalutati, diciamoci la verità. Adesso quando ci ritorneremo saremo adeguatamente equipaggiati e sarà un'altra storia. Certo che qui farla con la magia sarebbe stata un'altra cosa, molto più easy, non ho voluto rispecchiare apposta perché era appunto troppo easy, però effettivamente morire tante volte non è più piacevole, neanche da vedere. Allora andiamo da questi lupetti, vediamo. Perfetto. Però la signora mamma lupo è perfetto. Io ero parato, signora mamma lupo. Ma porca tolgono troppo. Veramente un'esagerazione, tolgono. Ok. A posto. Adesso, salve. Perfetto. Vediamo un po'. Altri? Ah, eccolo qua. Perfetto. Fugo, non vedevo l'ora di prendere il fugo, sinceramente, guardate, era una cosa che mi mancava proprio. Poi, da qui, che c'è un bel panorama, dobbiamo dirigerci verso Pace. So, andiamo un attimo qua intanto a prendere due cosine. C'è anche un fiore qua. Eccoci qua. E qui ci sono altri cani, ovviamente. Vabbè, io stavo facendo il jumping. Attack, che cavoli. Altri lupi? No, vero? Allora, Patches è esattamente qua. Seguiamo il segno, ci parliamo con il fettentone che ci ha tirato giù con cattiveria. Sento dei rumori strani. Eccoci qua. Qui c'è Patches e qua. Ok, vediamo un po' qui, perché è nascosto quel bastardo che ci ha solo traditi. Ok, andiamo da lui, sarà felice di vederci, no? Oh my, well here you are again. Oh, so sorry for that, I meant to warn you, but whoops, there you went. Despite my best intentions, I've done you wrong. I have. But here you are, standing tall and proud. All's well that ends well, eh? And my warning was spot on. You tell me different. Stay clear of Volcano Manor. End of discussion. I heard the brutes there hunt tarnished like animals. Io non ho parole, vabbè, comunque sia, facciamo finta di niente. Dobbiamo andare esattamente alle tre, la giungla di Ranni, sì, qui, perché dobbiamo fare delle cosine, adesso vi spiegherò cosa, così andiamo avanti con quella quest del fantoccio. Dobbiamo andare all'incirca più o meno qui, ok? Ok, andiamo pure, e adesso chiamiamo il cavallo e ci dirigiamo in quel posto che vi ho detto, ok. Tutto dritto, si fa presto, tanto qui adesso dobbiamo solo fare due chiacchiere, qui dobbiamo solo entrare in un posto e poi dobbiamo andare dal fedentone là a dirgli 10 operatore. Che cazzo è il banco che era qua? Ah, è qui, non l'ho mica visto. Ok, una volta fatto ciò qua si fa così,
Perfetto. Si va giù qua. Si deve leggere il messaggio qui. Fantoccio di Servius, non toccare. Certo, sicuramente non lo tocco. Poi, una volta che siamo qua, dobbiamo semplicemente vederlo, non possiamo farci niente, e tornare indietro per andargli a parlare dicendo che l'abbiamo visto. Allora, adesso andiamo di qua. Perfetto, dobbiamo andare esattamente qui dove lui. Qui c'è giungla di ranni. Qui. Esatto. Dobbiamo andare qua. E qui dovevo spendere quelle famose 35.000 rune che vi dicevo. Adesso ne abbiamo 40.000, non è un problema, però comunque sono tosto. Perché ne ho due di cosi. Vabbè, questo uno era qui, giusto? Andiamo pure da lui. Che è di qua. Ok, la torre è questa. Tanto che mi spezzo le cosce. Allora, fatti vedere un modo simpatico e carino per non spezzarmi le cosce. Che insomma, eccoci qua. Perfetto. Andiamo pure. Ok, ci siamo. Vediamo cosa ha da dirci il signoro. Eccoci qua. Scusi. Okay. Ah, so you made Nefeli drink the potion. Well done. You are a touch more useful than I had thought. Very well. Then you shall have your gift. Knowledge of the sorcerous arts under the tutelage of the great preceptor Selavis. I doubt much of it will lay within the grasp of a mere tarnished, but if you put your mind to it, perhaps you won't embarrass our lady. You wish to begin right this moment? Well, your impatience, though boorish, is understandable. Let's have at it. Ecco, grazie a questo noi possiamo comprare, compriamole tutte, perché dopo non ci saranno più, quindi ok. Perché se noi le compriamo tutte, cosa succede? Sbloccheremo poi la possibilità di comprare un'altra cosa che altrimenti non potremo fare, quindi siamo costretti a farlo se vogliamo fare il 100%. Quindi, fatto ciò, continuiamo a parlargli e diciamo riguardo le altre. So you had Nefeli drink the potion? Truly? Then perhaps something was amiss with it. It's concocted from the finest ingredients, but perhaps I should review the recipe. I may have expected too much of her to begin with. Adesso gli chiediamo riguardo a Nokron. Well, well, you're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selin in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Ok. Adesso gli chiediamo riguardo alle sue stanze. You break into a man's private chambers, rooting about as you please. Your offishness knows no bounds. Fine and well. You tricked Nefeli and had her drink the potion. I believe that makes you my accomplice. You yearn for a puppet of your own. Well, normally one of your stature would never be allowed. But perhaps I can make a very special exception. Now, choose. E noi sceglieremo questo. Ok, evoco lo spirito di un vasaio. Perfetto. E adesso facciamo, abbandona. Bene, adesso ci dobbiamo teletrasportare da Selen. Allora, teniamo sto coso che è circa la Valle Verde. La Valle Verde qua. Ok. Dovrebbe essere circa sotto qua. Dovrebbe esserci proprio Selen. Fatemi vedere meglio. E qua, scusate, mi ero confuso. Vedete la parte bassa qui. E qui c'era vicino al ponte, vicino al, praticamente all'inizio, davanti al cancello, eccetera. Qui c'è Strega Selen. Dobbiamo andare qua. Ok.
andiamo a parlare con lei, così andiamo avanti anche con le quest. Perfetto. Young apprentice, first things first. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start learning? Dovremmo fare questo. Anzi, prima questo, scusate. Well, well. Celavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress, Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Rani's destiny. E adesso diciamo mostra la stregoneria di Azur. What's this sorcery, my apprentice? Ah, then you have seen Master Azur. Master Azur was a founding Glimstone sorcerer, and my first teacher. A stern judge of men. But he must have seen something in you. You make us both proud. We can speak more later, my apprentice. Adesso dobbiamo fare, raccontami una storia. If you recall, I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. It was for attempting to restore the primeval current of Glimstone sorcery. The toothless pedantry peddled by the Carian royal family can rot for all I care. I want Glimstone sorceries that open our minds, unbound by terrestrial taboos. No matter what we give in return. My apprentice, I presume nothing. Teacher and student are not bound to tread the same path. But hear me out, my apprentice. I need your help to restore the primeval current of Glimstone sorcery. Perhaps this is a journey we could take together. E noi rispondiamo, viaggiamo insieme. Splendid. I thank you. This pleases me. It's been far too long since I found a fellow kindred spirit. You must have a fabulous teacher. Adesso diciamo, ho un favore da chiederti. I need your help, my apprentice. Master Lusat is another founding Glimstone sorcerer. And like Master Azur, he was banished from the academy. Now he languishes in prison somewhere. My apprentice, can you find Master Lusat? With this Glimstone key, you should be able to cross the boundary that encloses him. Perfetto. I need him to restore the primeval current of Glimstone sorcery. He's nigh a child of the stars, such is his body now. After his expulsion from the academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia in the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the Glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. E per adesso ce ne andiamo. Perfetto. Ci teletrasportiamo, scusate, qua. Perfetto. E ci salutiamo, così nel prossimo episodio andiamo ancora avanti, che dobbiamo fare tante belle cose. Allora, perfetto, ci sediamo. Sediamo, grazie alla grazia. E siamo a posto. Quindi ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un like e un commento se vi piace. E fammi sapere cosa ne pensate. Per il momento vi saluto, la Shiva. Ciao ciao.